Presso il Circolo Amiternum dell'Aquila è iniziato il progetto L'intercultura è per tutti, rivolto agli alunni, agli insegnanti e al personale ATA. Il progetto è molto articolato e si sviluppa in varie fasi, come ci spiega la dottoressa Carla Marotta, dirigente del Circolo Didattico Amiternum. Il progetto L'intercultura è per tutti è un'iniziativa promossa a seguito della bando FEI, che è stato reso noto lo scorso anno, verso dicembre. Abbiamo avuto il finanziamento e il progetto è gestito da un partenariato costituito dalla Direzione Didattica Amiternum, dall'Istituto Comprensivo Mazzini, Patini e Rocca di Mezzo e dall'Associazione Crocevia. L'idea di presentare un progetto in risposta a questo bando è nata dall'osservazione di quelli che sono i problemi quotidiani che si vivono in una scuola che accoglie molti bambini stranieri, ma che è anche riferimento per molte famiglie straniere. Infatti, l'idea di chiamare questo progetto L'intercultura è per tutti vuole proprio dire che l'intercultura è anche per le famiglie italiane dei bambini che hanno nella loro classe dei compagni stranieri, perché in tutte le scuole se ci sono dei protocolli di accoglienza, c'è un'amorevolezza particolare nell'aiutare i bambini che vengono da altre nazioni, da altre culture, da altre lingue, da altre abitudini. Però il problema nasce quando i bambini escono dalla scuola e tornano a casa e le case hanno abitudini, in casa trovano abitudini diverse, trovano ambienti a volte non integrati con quelli e con le emozioni e con le situazioni che vivono a scuola e questo crea in loro un disagio. Non è solo un fatto di aiutare la famiglia, è un fatto proprio di aiutare il bambino ad entrare nel tessuto sociale del paese ospitante. E così abbiamo pensato di proporre questo progetto che è stato peraltro ben valutato e che prevede molte azioni. Sicuramente faremo delle cose che lasceranno una traccia e metteremo a punto un modello che potrà camminare con gambe proprie nel prossimo anno, ci si augura, almeno che sia così. Sicuramente un primo obiettivo è stato raggiunto, che è quello di far sedere intorno a un tavolo tanti soggetti di volontariato, pubblici, privati, che come intorno a un focolare del finanziamento si sono ritrovati insieme, portatori di proprie esperienze sulla tematica e disposti a integrarsi, cioè a lavorare insieme, in parallelo, senza sovrapporsi. Ognuno con un proprio compito, in modo tale che il bambino abbia, e non solo il bambino, anche la famiglia, abbia l'occasione di avvicinare ambienti di apprendimento e di vita diversi, non soltanto scolastici. Le iniziative che sono previste in questo progetto sono l'organizzazione di un corso di didattica interculturale e multiculturale per i docenti, per 50 docenti di questa scuola e della direzione didattica Amiternum e del partenariato in generale e contemporaneamente anche far intervenire in questa formazione il personale ATA, personale di segreteria, i collaboratori scolastici che sono i primi ad accogliere questi bambini. Per cui è la novità anche è quella di poter fare una formazione congiunta. Poi la seconda cosa è l'organizzazione di uno sportello, un centro, sportello un po' riduttivo, di un centro scolastico interculturale nel quale possono lavorare insieme le insegnanti che affrontano quotidianamente il problema dei ragazzi che non si avvalgono della religione, i ragazzi della religione cattolica, i ragazzi che hanno difficoltà nella lingua quando arrivano a scuola e così via. E non è un problema perciò solo di una classe, un bambino con delle esigenze particolari, ma viene demandato al funzionamento e alle attività di questo centro interculturale interno alla scuola, gestito dagli insegnanti e che comunque a largo spettro è al servizio anche delle famiglie. Un'altra cosa è un incontro settimanale per le famiglie e i bambini stranieri e se vogliono anche i bambini italiani, in modo tale da farli stare insieme anche con persone della loro madrelingua per far vedere loro dei film, della drammatizzazione, fare anche recite in lingua madre.
con dei mediatori linguistici insieme a dei bambini italiani che vogliono stare con loro a fare questa attività. In ultimo ci sono altre due cose, una formazione per le famiglie, non molto incisiva ma significativa, famiglie italiane e straniere nell'affrontare dei problemi che sono tipici di tutti, per esempio come aiutare i propri figli a fare i compiti e questo è un problema sia del bambino straniero che del bambino italiano, è più tarato l'intervento per il bambino straniero però è un po' rivolto a tutti. E in ultimo, il sabato mattina vogliamo attivare un servizio di assistenza ai bambini stranieri nel fare i compiti, alle famiglie nel fare i compiti. Io ho parlato ripetutamente parlando di stranieri, però in effetti il fine proprio ultimo è quello di far percepire attraverso un'attenzione particolare anche alle famiglie italiane quanto sia importante non solo che i loro figli in classe abbiano dei bambini stranieri di altra lingua, portatori a volte anche di un plurilinguismo importante, ma anche alle famiglie italiane quanto possa essere importante ed interessante frequentare famiglie di bambini stranieri, in modo tale che l'integrazione dei loro figli possa poi diventare anche di integrazione, accoglienza, a volte modello ed esempio per le famiglie italiane. La prima lezione è stata tenuta dal professor Vaccarelli, che ha parlato dei temi e dei problemi dell'educazione interculturale, analizzando le diverse strategie didattiche ed educative, in relazione ai concetti teorici di base dell'educazione interculturale.